Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Questo è un video un po' particolare perché voglio condividere con voi le ultime creazioni che ho fatto in resina e voglio farvi vedere i miei risultati. Non ho fatto i video per farvi vedere come ho realizzato queste cose perché in queste settimane stavo appunto facendo delle prove, imparando ad utilizzare la resina, che non è una cosa proprio semplicissima, però con un po' di accortezze si possono fare delle cose veramente veramente belle. Poi a me piace un sacco, quindi avevo proprio bisogno in questo così periodo di imparare qualcosa di nuovo e mi sono lanciata con la resina per vedere un po' cosa usciva fuori. Quindi niente, non ho fatto il video mentre facevo queste cose perché chi fa i video sa che insomma per fare un video bisogna preparare tutto, fare tutta una serie di cose e io invece avevo bisogno di dedicare del tempo in tutti gli spazi che avevo, insomma ho cercato di fare, mi sono divertita, ho imparato, ma non ho potuto dedicare il tempo per fare il video, cosa che penso invece farò magari le prossime volte, le mie prossime creazioni, farò dei video così vi farò vedere come le ho realizzate, vedrete che non è così complicato e quindi magari vi darò dei consigli. Delle cose che ho scoperto io, che ho visto, insomma, ho fatto un corso, insomma, ho imparato delle cose, quindi se ve le dico voi fate più in fretta e vi divertite ancora prima di me. Però appunto volevo farvi vedere che cosa ho fatto. Allora, partirei da queste partirei dai portachiavi che sono delle cose da fare veloci. E sono semplici ed sono la cosa con cui io ho proprio iniziato perché comunque vi dà la possibilità di cominciare a lavorare sul piccolo perché comunque dovete fare delle prove, a volte non c'è da scoraggiarsi se le cose non vengono bene e quindi è inutile provare su particolari più grandi dove ci sono quantità di resina più importanti che magari andrebbe sprecata. Quindi io ho cominciato inizialmente dai portachiavi di policarbonato che poi ho rivestito con quantità minime di resina e per fare quello vi ho fatto vedere. Ho fatto un video per farvi vedere come li ho realizzati, dove poi ho messo anche le lettere, la scritta fatta con il plotter della Cricut. E quindi, se volete, potete andare a vedere quel video. Diciamo che quella per me è stata proprio la partenza perché era il portachiavi dove dovevo mettere una minima quantità di resina e ho iniziato a conoscerla. Dopodiché sono passata ai miei portachiavi con le lettere che sono fatti tutti in resina. Vi dico anche i processi che ho fatto, così che se qualcuno vuole iniziare può fare come ho fatto io, quindi da quantità minima di resina sempre un po' di più. Allora, per esempio, questi portachiavi secondo me sono troppo carini e li ho fatti utilizzando dei fiori del colore e della foglia d'argento. Vedete, ho comprato questi barattoli dove c'è foglia d'argento, foglia d'oro. E si possono inglobare nella resina e hanno un effetto veramente eccezionale, con pochissimo subito cambiano l'aspetto. E poi qua ho inserito dei petali di fiori che sono in realtà dei petali di ortensia. In questo momento ci sono le ortensie che vanno benissimo per questi lavori. Io ho preso un'ortensia, ho recuperato un'ortensia dalla comunione di mio nipote che avevano messo un fiore per ogni tavolo nei vasetti. E ho chiesto il permesso, me lo sono portata a casa. Dopodiché ho tagliato tutti i fiori e questi vi dirò che sono il risultato della prova che ho fatto nel seccarli nel microonde, che avevo letto che si potesse fare, mi sembrava strano, e beh, vi posso dire che io ho provato e ho seccato queste nel pomeriggio quando sono arrivata a casa le ho seccate, il giorno dopo le ho utilizzate, quindi veramente è una cosa che si può fare a tempo di record. Però per contro, cosa ho fatto? Ho preso anche altri fiori e li ho messi tra le pagine del libro, come si fa di solito, le ho messe sotto il peso. Però sono ancora lì. Adesso poi quando utilizzerò quelle vi saprò dire se c'è differenza tra una e l'altra, però secondo me queste rimangono benissimo e si fanno più in fretta. Comunque vi saprò dire a suo tempo. Per cui vedete ho fatto delle lettere, ne ho fatte un po', perché anche qui con la resina epossidica si fanno si miscela, quindi non si possono fare delle quantità veramente piccolissime, cioè è inutile. Per cui alla fine, ogni volta che faccio una quantità di resina un po' più grande, riesco a fare tanti, tanti portachiavi. E generalmente cosa faccio?
Per evitare di riempire bicchieri e bicchierini con colori diversi, magari quantità poi di resina che uno non sono ancora così esperta, quindi non riesco a regolarmi perfettamente sulle quantità. Quindi generalmente quando faccio un lavoro tendo a fare un po' di lettere nello stesso modo, così non spreco la resina e faccio anche più in fretta, perché altrimenti dovrei fare miscelare tutti i colori, insomma, quindi. E direi che questi sono veramente, a me piacciono un sacco, sono molto molto fini, guardate. Ve li faccio vedere bene da vicino. Chiaramente con la resina il bello anche qual è, che è una particolarità, che non vi verrà mai 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 un pezzo uguale all'altro. E questo io lo trovo una cosa bella, perché insomma è bella, la creatività è anche bella perché è sempre diversa e unica, quindi la resina dà proprio modo di fare delle cose sempre, sempre diverse e particolari. Adesso vi faccio vedere invece un altro tipo di portachiavi che ho fatto, perché chi mi conosce sa che io sono molto curiosa, quindi quando provo, sperimento, mi piace veramente sperimentare. Sperimentare tante cose, provare tante cose, e quindi non mi fermo mai alla prima prova. E quindi non potevo non provare i colori ad alcol con la resina, perché devo dire che sono veramente, veramente eccezionali. Danno la possibilità di fare delle cose veramente particolari. Ora, io cercherò di farveli vedere, sperando che si veda bene l'effetto che è venuto fuori. Che ha un nome particolare, tra l'altro, che adesso non mi ricordo giustamente, per darvi dimostrazione del fatto che non preparo praticamente mai niente, non me lo sono neanche segnata, ve lo dirò la prossima volta. Ha un nome particolare, comunque vi posso dire che l'effetto è quello di un'esplosione di colori all'interno del portachiavi tridimensionali. È come se ci fossero proprio delle eruzioni di colore irregolare, sono bellissime. E poi a seconda del colore che mettete, chiaramente gli effetti sono diversi. E in questo caso, ancora di più che nei portachiavi che vi ho fatto vedere prima, sarà impossibile, proprio impossibile, ricreare lo stesso effetto. Perché basta una goccia in più, una goccia in meno, una sovrapposizione di colore diversa e viene tutto completamente diverso. Quindi impossibile ricreare. Però, come dicevo, il bello è anche quello. Guardate questo portachiavi, che carino. Questo l'ho particolarmente decorato. Ho creato appunto questi ciondolini con delle perline, perché questo nello specifico è per mia sorella che si chiama Roberta, e quindi niente, gliel'ho fatto in questo modo. Dopodiché vi faccio vedere la cosa ultima a cui mi sto dedicando adesso, che è un'altra cosa che mi incuriosiva da matti. Adesso ho iniziato e sono anche passata, vedete, ad una quantità di resina leggermente diversa. E qui, insomma, non so dirvi per la quantità di resina di un sottobicchiere come questo, di portachiavi ne facciamo tranquillamente 4. Quindi era per quello che vi dicevo, appunto, che sto passando per gradi, perché anche mia intenzione è fare cose più grandi. Mi piacerebbe fare dei vassoi, insomma, voglio fare delle cose, però. Vado un po' con i piedi di piombo, perché anche se adesso le tecniche le ho capite, sinceramente mi sento pronta per fare delle cose più grandi, e quindi inizierò a farle magari dopo le vacanze, perché adesso ormai in questo momento non voglio comprare altra resina, finirò quella che ho, quindi farò ancora cose di queste dimensioni, ma poi dopo le vacanze mi dedicherò a fare qualcosa anche di un pochino più impegnativo, perché insomma la tecnica adesso l'ho acquisita, si tratta di farsi esperienza, di provare, 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 però posso farlo. Allora, sono partita da questo sottobicchiere che è il più semplice, perché come tecnica è il più semplice. Ho semplicemente miscelato dei colori con della foglia d'argento al centro, e quindi insomma il risultato è bellissimo, e questo vi assicuro che è semplicissimo da fare. Però poi ero incuriosita da questi effetti un po' diversi, e quindi sono
Questo è il mio secondo sottobicchiere, dove c'è questo effetto, vedete? Sembra quasi, bah, non saprei neanche, sembra quasi un craquelé. E questo è un effetto che si ottiene utilizzando i colori in polvere, che sono poi quelli che utilizzo anche in realtà per fare i portachiavi. Li ho utilizzati già per fare i portachiavi, ho provato a fare un sottobicchiere. Comunque l'effetto, diciamo, finale, quando si utilizzano quei colori, rimane un po' questo. Se non viene miscelato, ma questo perché? Vi anticipo, poi appunto vi farò vedere qualcosa. Perché non ho miscelato, cioè non ho semplicemente svuotato il bicchierino con la resina colorata nello stampo, ma l'ho versata come se creando dei disegni con il bicchiere sottile, ho fatto dei disegni sul sottobicchiere e poi in realtà lei si allarga molto e l'effetto che ha preso è questa. In realtà, praticamente, ho utilizzato un po', diciamo, la stessa tecnica per fare sia questo sottobicchiere che questo. Vedete che l'effetto è completamente diverso, cioè con questi colori mi è venuto questo risultato. Con invece dei colori opachi, liquidi, questi sono in polvere, questi sono liquidi. Quando ho fatto questo effetto tipo fiore che volevo fare, l'effetto finale è venuto questo, che è completamente diverso. Ed è uno degli effetti che io preferisco e quelli su cui voglio lavorare per fare delle altre cose perché mi piace un sacco, anche mischiando i colori, cosa che ho già iniziato a fare. Qui all'interno ho messo delle paillette, guardate. Io ho tantissime paillette perché per lavori che facevo anni addietro e adesso ho provato a riutilizzarli in questo modo e devo dire che non mi dispiace affatto. E questo è l'ultimo tentativo che ho fatto, che è un po' quello che vi stavo dicendo, che l'effetto che volevo ricreare, e cioè quello di creare una specie di fiore. Ho messo al centro, guardate, dei glitter argentati e poi ho utilizzato due colori, il bianco e il rosa. E questo è l'effetto che è uscito, che a me è trasparente. Una cosa che si può anche fare è dare poi dietro una base di colore più scuro in modo da chiudere, togliere la trasparenza e far risaltare il disegno. Però vi dico, io in testa di cose da fare ne ho parecchie, però adesso sto provando pian piano. Comunque questo sono molto soddisfatta del risultato e mi piace. Infatti a questo punto farò per la prima volta i miei quattro sottobicchieri che terrò per me, perché saranno il primo lavoro che mi piace sempre tenere così per ricordo di quello che faccio e quindi mi farò i primi quattro sottobicchieri uguali. Adesso deciderò come farli e li farò. Magari farò anche un video così vi faccio vedere com'è la tecnica che utilizzo. Ok, a questo punto vi ho fatto vedere tutte le mie cosine, spero che vi siano piaciute. Volevo appunto condividere con voi queste mie prime creazioni in resina. Perché finalmente ne ho già fatte tante, devo dire che questi portachiavi sono piaciuti, ne ho regalati tantissimi e insomma sono proprio piaciuti tanto. E tra l'altro ho fatto anche tanti segnalibro, magari poi adesso in questo momento li ho messi via e quindi non li dovrei tirare fuori, niente, magari vi faccio poi un video dove vi faccio vedere i segnalibri, perché là anche mi sono veramente sbizzarrita. Ne ho fatti di tutti i tipi, di tutti i modelli, cioè è stato molto carino e anche quelli sono veramente veramente piaciuti tantissimo. E in quel caso lì c'è poca resina e quindi è sempre un passaggio intermedio prima di passare ai sottobicchieri. Comunque ve li farò vedere, vi faccio un video, vi faccio vedere tutte le creazioni che ho fatto per il segnalibro. Spero di avervi fatto un po' di compagnia con questo video e spero di avervi fatto venire un po' di voglia per provare questa tecnica che vi assicuro che non è niente, niente, niente male ed è molto, molto divertente. E detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio e un bacione. Ciao, ciao!